Grazie a tutti per essere venuti. Siamo all'ottava sessione del seminario permanente di studi leopardiani. Ho il piacere e l'allegria di presentare la mia amica Cosetta Veronese, che è venuta dall'Università di Basilea e che oggi ci parlerà sullo Zibaldone, sull'interpretazione sullo Zibaldone. Buongiorno Lorenzo. siamo un pubblico piccolino ma molto, molto ben scelto, di persone molto qualificate. Avanti. E adesso passerò a presentare brevemente la nostra ponente di oggi, la nostra conferenziante. Cosetta Veronese è anglista di formazione e ha iniziato i suoi studi di italianistica all'Università di Birmingham, dove ha fatto un secondo dottorato, perché aveva fatto già uno prima alla Ca' Foscari su Emily Bronte, e ha studiato tanto la figura di Leopardi, il poeta di Recanati, e, soprattutto nel Leopardi Center, dove è stato Honorary Research Fellow nel 2011. Nel 2011 appunto ha vinto un finanziamento, la borsa di studi Marie Curie, ha cominciato a lavorare sulla ricezione di Giacomo Leopardi nel XIX secolo e in speciale sull'impatto del Zibaldone di pensieri. Frutto di tali ricerche sono due libri. Il primo è The Reception of Giacomo Leopardi in the 19th Century, del 2008, e poi di recente abbiamo questo libro che ha fatto insieme a Pamela Williams, The Athens of Giacomo Leopardi, in cui lei spiega insieme a Pamela Williams le particolarità dell'ateismo del nostro poeta e filosofo. Allora, senza più particolari, vi dico che lei parlerà della storia della critica dello Zibaldone e delle diverse metafore attraverso le quali si è cercato di spiegare cos'è questo immenso scartafaccio dello Zibaldone, che è un'opera sui generis, nel senso che è un'opera di cui non si sa bene qualificare quali siano le sue particolarità, e di queste difficoltà che ha trovato la critica ci parlerà oggi Cosetta Veronese. Grazie di essere venuti, mi fa molto piacere essere qui, mi ha fatto un grande onore ad invitarmi Cristina, le ho immediatamente detto di sì quando mi ha fatto questa proposta. Forse alcuni di voi si saranno accorti che ho cambiato il titolo dell'intervento. Ho cambiato il titolo dell'intervento perché quando mi fu chiesto di dare un titolo per questa presentazione volevo soprattutto sottolineare la centralità che lo Zibaldone avrebbe occupato. Poi nell'elaborare appunto il lavoro ho voluto porre l'accento soprattutto sull'aspetto, diciamo così, pragmatico, immanente delle manifestazioni in cui lo Zibaldone è stato letto. Ora, non so quanti di voi, diciamo, parlino bene l'italiano, io mi auguro di essere comprensibile, in ogni caso, se dovessero esserci dei buchi, ecco, non esitate a interrompermi. E una cosa che vorrei naturalmente dire per presentare questo mio lavoro è che nasce, questo particolare contributo nasce all'interno di una ricerca che io... In questo senso credo che lo Zibaldone, ecco, in qualche modo faciliti la pubblicazione dello Zibaldone a cavallo dei due secoli, faciliti un po' anche questo tipo di studio. Ora, non ho molto riflettuto a lungo su quanto, ecco, la pubblicazione dello Zibaldone a cavallo dei due secoli possa aver in qualche modo inciso, però insomma è un particolare interessante secondo me.
lo studio di questo, delle manifestazioni di ricezione dello Zibaldone, di come questa ricezione ha modificato l'immagine canonica di Leopardi, ci appunto consente di gettare luce sui rapporti tra società, storia e cultura, che è la cosa che a me ha più interessato. Ora, per quelli, giusto per diciamo suggerire a voi l'importanza che la pubblicazione dello Zibaldone ha avuto nel cambiare l'immagine di Leopardi, vi dico, Leopardi nell'Ottocento, nel secolo in cui visse, era soprattutto un poeta, no? E quindi nell'Ottocento i fenomeni di leopardismo, i fenomeni di ispirazione, di imitazione di Leopardi, sono stati fenomeni soprattutto a livello poetico. L'Ottocento pullula di epigoni di Leopardi, questi poeti che scrivono poesie malinconiche, nostalgiche, no? Nel Novecento invece che cosa succede? Si assiste a un fenomeno molto interessante che è quello del leopardismo filosofico, cioè a dire figure di pensatori come per esempio Giuseppe Renzi nella prima metà del Novecento, Adriano Tilger, più in tempi più recenti Alberto Caracciolo, Emanuele Severino, Gan Singh nell'ambito anglosassone, sono tutte figure che... Sto alzando la voce, ho poca voce, ma insomma cerco di farla resistere. Sono tutte persone, sono tutte figure, sono tutti pensatori che abbracciano, condividono, si dichiarano seguaci del pensiero leopardiano. Addirittura Antonio Negri, che sicuramente sapete chi è, Tony Negri, teorico delle Brigate Rosse, per capirci, è un leopardista, nel senso di un seguace di Leopardi a livello filosofico. Ora, quindi abbiamo questo per darvi giusto un'idea introduttiva del significato che la pubblicazione dello Zibaldone ha avuto proprio a livello di impatto sul pubblico dei pensatori. Ora, giusto per rinfrescare la memoria a chi di voi non avesse perfettamente presente di che cosa si tratta, lo Zibaldone che cos'è? È un testo straordinario, un testo che consiste di 4.526 pagine manoscritte che Leopardi compose tra il 1817 e il 1832, quindi in un periodo piuttosto lungo, in un quindicennio, ma un periodo in cui... diciamo, Leopardi scrisse nello Zibaldone con diversa intensità. Il periodo più di maggiore frequentazione di scrittura più intensa dello Zibaldone è quello che va dal 1820 al 1823. Poi, progressivamente, la scrittura dello Zibaldone si fa più rada, si attenua in qualche modo. E dunque dicevo, questo enorme manoscritto, questo enorme scartafaccio, non esiste da solo, ma è accompagnato da una serie di elementi paratestuali, che sono gli indici. Voglio dire che Leopardi, in periodi diversi, ha cercato di creare un indice dello Zibaldone, cioè di sistematizzare i suoi pensieri sotto determinate tematiche, e l'indice più importante, di cui parlerò più tardi ancora, è l'indice del 1827, e esistono, è corredato anche questo corpus di materiali, dalle polizzine, che sono, diciamo, delle cartelline, delle sorte di cataloghi, in cui Leopardi ha messo insieme, ha raccolto delle pagine dello Zibaldone allo scopo di, con l'idea di realizzare dei progetti letterari. Progetti letterari però che sono rimasti sospesi, nel senso che non furono mai attuati. E quindi, ecco, questo è l'insieme dei materiali che cadono sotto il nome di Zibaldone. E quello che è affascinante in questo testo
come nella scrittura Leopardi passi continuamente dalla propria esperienza di vita, dalla propria esperienza anche di intellettuale, di studioso e di lettore, ad una riflessione di tipo generale, cioè cercando di estrarre da quelle che sono le sue esperienze biografiche, ripeto, non solo di vita, ma di vita intendo anche di vita intellettuale, cioè di lettura, di studio, delle riflessioni che hanno valenza universale, che hanno valenza generale, che hanno una valenza, diciamo così, umanistica, se vogliamo. E quello che, appunto, questo dialogo continuo tra la dimensione soggettiva e quella oggettiva è ciò che per molti aspetti, da un punto di vista filosofico, è stata messa in discussione, non è stata accettata, ha costituito un ostacolo, un impedimento al riconoscimento di Leopardi come filosofo. Ma veniamo alla mia precisa presentazione di oggi. Di cosa vi parlerò? Vi parlerò delle metafore che sono state utilizzate dagli studiosi per cercare di definire lo zibaldone. Ora, in questo mio lavoro generale di 4 anni di cui vi ho parlato, io ho analizzato, ho cercato di studiare diversi aspetti della ricezione, cioè per esempio come autori diversi, per esempio Luporini e Sergio Solmi, sono tutti i testi di cui vi parlo sono citati nella bibliografia. Luporini e Solmi si sono confrontati perché avevano due diverse visioni di Leopardi, dello Zibaldone, come la lettura di Leopardi si è evoluta, si è trasformata, cambiato radicalmente all'interno di uno stesso interprete, come per esempio il caso di Cesare Luporini. Prima vi ho citato Luporini, in realtà mi intendevo riferire a Timpanaro, il confronto Timpanaro-Solmi, non Luporini-Solmi. E come lo Zibaldone è stato pubblicato in diverse forme, in forma cartacea, in forma antologica, in forma digitale, in forma fotografica, in forma tematica. Tutte queste diverse edizioni, forme in cui è stato proposto lo Zibaldone ai lettori, hanno avuto un significato diverso, sono stati portatrici di un modo di leggere di Leopardi diverso. E poi, appunto, diciamo, in questo ultimo periodo, da un anno a questa parte, sto cercando di vedere se le metafore che gli interpreti, i commentatori, gli studiosi hanno coniato per cercare di avvicinarsi a questo testo, per cercare di capirlo, che cosa queste metafore ci dicono in realtà del testo, ci dicono di come il testo si è trasformato nella percezione del pubblico. E come ovviamente il pubblico, leggendo lo Zibaldone in quel particolare modo, con quella particola alla luce, diciamo così, di quella particolare metafora, ha interpretato in modo diverso lo Zibaldone. E mi piace usare l'espressione lo sguardo dall'alto, dire cioè che questo studio sulle metafore fornisce un po' uno sguardo dall'alto o un colpo d'occhio sulla ricezione leopardiana, perché si tratta di espressioni usate da Leopardi stesso, lo sguardo dall'alto, il colpo d'occhio, secondo Leopardi nello Zibaldone, è importante perché ci consente di capire le cose. Quindi ho pensato così che questo studio delle metafore mi offrisse, o comunque potesse offrire a tutti noi, così uno sguardo dall'alto. E vi presenterò alcuni esempi di metafore e ve li presento. Diciamo, chiarendo, cercando di chiarire, di dirvi che si tratta di esempi che ho diviso in due grossi blocchi cronologici e i due blocchi cronologici, adesso qui non ho l'opportunità di approfondire, ma diciamo che il momento divisorio, la data divisoria è il 1947, lo considero grosso modo così. Poi ne possiamo parlare se volete, ma intanto ve lo dico giusto a titolo, perché è stato l'anno in cui si parla a livello di critica di una grossa svolta nello studio della critica leopardiana con la pubblicazione di due testi, Leopardi progressivo di Cesare Luporini e La nuova poetica leopardiana di Walter Binni, che hanno in qualche modo, si tratta di due lavori che hanno proposto Leopardi come pensatore,
hanno soprattutto, si sono avvalorati della critica marxista e quindi in un periodo, l'immediato dopoguerra, in cui appunto la critica marxista finalmente poteva trovare voce a livello di interpretazione letteraria. Allora, partiamo dalla prima metafora, la metafora utilizzata dal primo editore dello Zibaldone, cioè da Giosuè Carducci, il quale nel 1898 definisce lo Zibaldone una organica enciclopedia. Okay? Nel testo introduttivo all'edizione in 7 volumi dello Zibaldone, Pensieri di Bella Lettera, di varie filosofie di bella letteratura, Carducci, citando dal rapporto, dalla relazione che la commissione da lui presieduta aveva, dal rapporto che aveva scritto questa commissione sullo Zibaldone, parla dello Zibaldone come organica enciclopedia. Un anno dopo, nel 1899, il Debrando della Giovanna pubblica una scelta di prose leopardiane nelle quali anche include alcune pagine dello Zibaldone già pubblicate da Carducci e dice che lo Zibaldone, anziché un'organica enciclopedia, pare piuttosto una selva di pensieri e di annotazioni. Allora, vedete che fa un passo indietro rispetto a Carducci, toglie l'elemento organico, cioè l'idea di ordine, e proprio ne fa piazza pulita e sostituisce l'idea della selva, quindi una cosa, una metafora molto molto diversa. E Bonaventura Zumbini, siamo pochi anni dopo, in questa raccolta di saggi, studi leopardiani, Bonaventura Zumbini fu una figura importante nella storia della critica leopardiana, fu un vero leopardiano, cioè ha raccolto un sacco di materiali, parla dello Zibaldone come un'enciclopedia privata. Vedete che anche qui c'è un passo indietro rispetto alla definizione di organico, no? O enciclopedia privata, quindi qualcosa che ha un'enciclopedia, sì, però privata, ad uso dell'autore, no? Non un elemento pubblico come potrebbe essere l'idea di organicità. E poi aggiunge, lo Zibaldone è innanzitutto un immenso repertorio di materiale scientifico nel senso più largo della parola, ma contiene più particolarmente quasi tutta quella sostanza onde sono composte le poesie e le prose leopardiane. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che lo Zibaldone è una raccolta di materiali per le operette morali e per i canti. Cioè, lo Zibaldone ha una funzione subordinata, in un certo senso, ai canti e alle operette morali. Valentino Piccoli, siamo nel 1921, Valentino Piccoli è un'altra figura interessante perché propone un'antologia dello Zibaldone in 2 volumi, pubblicata tra il 19 e il 21, se non sbaglio tra il 20 e il 21, dice che lo Zibaldone dà l'idea di un grande masso informe nel quale si celino potenzialità latente le opere ideate dal pensatore, le visioni e i sentimenti del poeta. Al lettore accade facilmente di perdersi, come in un labirinto, prima avevamo la selva, ora c'è il labirinto, di stancare la mente per quel subitaneo mutare d'argomento che è frequentissimo. Esso non sempre giunge quindi a cogliere collegamenti e relazioni che Leopardi accenna appena, ma che sono di capitale importanza. Allora, vedete anche qua, ancora una volta, la funzione, come dire, preparatoria dello Zibaldone. Vincenzo Cardarelli, nello stesso anno, Vincenzo Cardarelli, un altro autore, che pubblica lo Zibaldone, diciamo così, come antologia. Sceglie i pensieri dello Zibaldone che hanno natura letteraria, ok? Perché a Cardarelli interessava il modo di scrivere di Leopardi. Secondo Cardarelli, Leopardi scriveva benissimo, ma gli interessava più il modo in cui Leopardi ha scritto nello Zibaldone, lo stile usato da Leopardi nello Zibaldone rispetto alle opere pubblicate, cioè questa spontaneità, questa fluidità, questa leggerezza di scrittura, e dice di leggere lo Zibaldone, confessa di leggere lo Zibaldone a guisa di breviario, no? Quindi come un breviario, così si apre e si leggono le preghiere, no? Quest'opera, e poi che fa pensare a una selva, a un fiume, a un sospiro lunghissimo, ed è torno alla selva,
è tutta di una medesima sostanza ed è disordinata come lo può essere l'opera di un creatore. Prima avevamo una materia primigenia, no? Qui abbiamo l'opera di un creatore che partorisce gli elementi del proprio mondo serbandone una memoria infallibile, scusate, e perenne. Allora, vediamo di cercare di sintetizzare un pochettino, di capire che rapporto esiste tra tutte queste metafore e da dove originano. Allora, la metafora della... la ur-metafora, diciamo così, la metafora originaria, quella dell'enciclopedia, viene da Leopardi, non è che se l'ha inventata Carducci, viene da Leopardi, perché Leopardi, tra i materiali napoletani, cioè tra le carte napoletane, sapete che è morto a Napoli nel 1937, aveva portato con sé lo zibaldone, aveva portato con sé un sacco di carte, queste carte sono rimaste nelle mani dell'amico Antonio Ranieri, fintanto che praticamente sono state espropriate dallo Stato italiano e passate in mano ad una commissione presieduta da Carducci che le ha passate in rassegna e poi ha deciso di pubblicare lo Zibaldone. Tra queste carte napoletane ci sono i disegni letterari. In questi disegni letterari Leopardi progetta che cosa? Un dizionario enciclopedico della letteratura, delle belle lettere, adesso specialmente d'Italia. Parla di enciclopedia o dizionario delle condizioni inutili e delle cose che non si sanno. Appendice o supplemento a o delle enciclopedie, enciclopedie di ciance. Leopardi quindi aveva progettato un'enciclopedia, non sappiamo precisamente se è un'enciclopedia o un dizionario, comunque un'opera indicizzata. Ok? E sappiamo che quando Leopardi idea questi progetti letterari ha in mente i materiali dello Zibaldone. Perché lo sappiamo? Perché c'è una corrispondenza che lui tiene con Anton Fortunato Stella, il suo editore, dove gli propone un dizionario filosofico, filologico, un'enciclopedia, proprio riferendosi ai materiali dello Zibaldone, perché questa proposta avviene nel 1827, cioè nell'anno in cui Leopardi redige l'indice dello Zibaldone. Lo redige perché, questo è uno dei tre indici di cui vi ho parlato prima, lo redige perché appunto ha un'idea di utilizzare questi materiali proprio per un'enciclopedia o per un dizionario. Quindi ha una, diciamo, finalità, un intento ben preciso. E per di più, nello Zibaldone stesso, adesso vi leggo questo bellissimo pensiero dello Zibaldone che risale, se non sbaglio, all'ottobre del 21. Leopardi dice un'altra cosa. Leggiamo. Non può nessuno vantarsi di essere perfetto in veruna umana disciplina se egli non è altresì perfetto in tutte le possibili discipline e condizioni umane. Tanta è la forza e l'importanza dei rapporti che esistono tra le cose le più disparate, non conoscendo i quali nessuna cosa si conosce perfettamente. Or, siccome ciò che ho detto è impossibile all'individuo, perciò lo spirito umano non fa quegli immensi progressi che potrebbe fare. E va avanti. È però certo che se non perfettamente, almeno quanto è possibile, è realmente necessario di essere uomo enciclopedico. Non per darsi a tutte le discipline, non perfezionarsi o distinguersi in nessuna, ma per essere quanto è possibile, lo ripete, vedete, quanto è possibile, perfetto in una sola. Chi, almeno nella superficie, non è uomo enciclopedico, non può veramente considerarsi, ed oggi non si considera, come gran letterato o insigne in veruna disciplina intellettuale. Cosa ci sta dicendo Leopardi in questa pagina del Zibaldone? Che l'enciclopedismo è una necessità, ma al tempo stesso è un'impossibilità. Ok? Quello che interessa a Leopardi è conoscere i rapporti che esistono, i legami che esistono tra tutte le cose. Quindi una conoscenza infinita. Ma, dice, questa conoscenza infinita non è possibile, per cui dobbiamo tendere alla conoscenza, dobbiamo fare quanto è possibile. Buongiorno. E vedete, quindi, allora, cercando di, ecco, alla luce di queste citazioni, cercando di
cercando di sintetizzare un attimo, allora, che cosa c'è? Allora, Leopardi, diciamo, abbiamo visto che la metafora dell'enciclopedia nasce non solo dai progetti, ma in seno allo Zibaldone stesso, no? E poi abbiamo visto che le altre metafore di che cosa sono? La selva, il labirinto, il breviario e la materia grezza, praticamente questa specie di marmo, no? Che bisogna scolpire per poter ricavare il David, no? Una sorta di materia primigenia, di materia plasmabile, come Dio, no? Che crea il mondo da questa. Che cosa hanno in comune tutte queste metafore? Beh, innanzitutto la dimensione, no? La grandezza, la quantità, l'abbondanza. E in un certo senso, per quanto riguarda l'enciclopedia, la materia grezza e il breviario, sono tutti materiali preparatori, no? Cioè anche il breviario, se ci pensiamo, il breviario prepara all'educazione dell'animo, dello spirito, non all'elevazione dello spirito, cioè ha una funzione in qualche modo, perdonatemi la generalizzazione, ma per cercare di capire, di dare un senso a queste cose, ha una funzione, formativa, appunto, di propedeutica, appunto serve, diciamo, fornisce i materiali per realizzare qualcosa che verrà dopo. E però abbiamo anche questo discorso, la selva, il labirinto e l'enciclopedia. Ecco, che l'enciclopedia è qualcosa di ordinato, no? Mentre la selva e il labirinto sono uno spazio in cui il soggetto si perde. Il soggetto si perde, e non è un caso forse che la metafora che scelgono alcuni interpreti sia quella della selva, perché la selva è naturalmente in letteratura italiana la selva di Dante, no? La selva oscura di Dante, potevano dire foresta, non dicono selva. Credo. E naturalmente la selva e il labirinto, per potersi orientare nella selva e nel labirinto c'è bisogno di una guida, le due guide dantesche. Quindi, diciamo, in qualche modo, ecco, la metafora, diciamo, il problema che si pone qui è il problema del disordine e dell'ordine. Il problema che c'è una tensione tra l'idea dell'enciclopedia, che è un'idea che mira all'organicità, e l'idea della selva e del labirinto, che invece sono spazi grandi in cui il soggetto si perde, perde perché manca di una guida, manca di un orientamento. Allora, lascio un attimo qui sospeso il discorso per fare un'altra osservazione, tutte queste metafore sono metafore con le quali gli interpreti italiani cercano di spiegare, di avvicinarsi un po', cercano di cogliere delle definizioni che si avvicinino un po' al senso dello Zibaldone. Sono cioè delle metafore in un certo senso costruttive che ci dicono, che tendono ad avvicinarsi all'essenza del testo. Oltre Alpe, cioè in Germania, abbiamo un esempio interessantissimo di un critico che è Karl Fossler, critico filosofo, amico di Croce, il quale scrive questo saggio, monografia dedicata a Leopardi nel 1923, si intitola Leopardi appunto, ed è a una dedica a Benedetto Croce, e in cui egli, Fossler, definisce, cerca di dirci che cos'è lo Zibaldone, dicendoci esattamente cosa lo Zibaldone non è. Ok? Quindi abbiamo l'approccio, diciamo così, nazionale, italiano, che cerca di definire lo Zibaldone, l'approccio invece, diciamo, di un germanista, di un tedesco, di uno studioso di letteratura italiana, ma d'oltre Alpe, che è molto più preciso e vuole dire quello che lo Zibaldone non è. Allora scrive Fossler: se si vogliono valutare giustamente queste annotazioni,
Credo bisogna considerarli nella prospettiva della cura dello spirito e del governo dell'anima. Questa frase un pochettino ci fa pensare sempre al breviario, in qualche maniera. Altrimenti, dice, non saprei quale concetto attribuir loro che non sia una forzatura, perché nel senso stretto della parola non si tratta né di osservazioni religiose, né di dissertazioni filosofiche, né di sfoghi poetici del proprio stato d'animo, né di considerazioni di costume, né di risultati di ricerca scientifica, né di memorie di vita, né di schizzi di potreci o ausili mnemonici, frutto di letture materiali per lavori identitari. Si tratta di un mishmash o guazzabuglio di tutto questo, a cui Leopardi stesso diede il nome di Zibaldone. Quindi, che cosa fa Fossler? Svaluta lo Zibaldone, lo svaluta certamente da un punto di vista filosofico e in fondo anche da un punto di vista letterario e che cosa fa? In un certo senso radicalizza, estremizza tutte quelle difficoltà, tutti quegli ostacoli interpretativi che erano stati già individuati dai lettori italiani e diciamo per Fossler la mancanza di ordine, la mancanza di indicatori di direzione, al di là degli indici appunto, al di là, la mancanza di definizioni precise, come per esempio la definizione di natura, la mancanza di sistema, che cosa rendono lo Zibaldone filosoficamente inaccettabile? Infatti Fossler sostiene, conclude, dicendo che lo Zibaldone è proprio definizione, la definisce filosoficamente un campo di rovine, ok? Quindi dà un giudizio assolutamente negativo dello Zibaldone e per lui Leopardi, come vedete, nella prospettiva della cura dello spirito e del governo dell'anima. Che cos'è lo Zibaldone? Una sorta di diario dove lui si sfogava, ok? Quindi qualcosa di filosoficamente senza valore. Naturalmente esistono delle eccezioni all'inizio del Novecento, esistono delle eccezioni di interpreti che in qualche modo valutano Leopardi dal punto di vista filosofico proprio per lo Zibaldone, cioè che non considerano lo Zibaldone come un'opera subordinata alle altre opere leopardiane e non lo considerano come un'opera personale, ma per esempio, Giuseppe Renzi nel 19 chiama Leopardi, riferendosi allo Zibaldone, il nostro maggior filosofo, e anticipa di ben di più di 50 anni la definizione che ne diede Emanuele Severino nel 90, nel Nulla e la poesia, dove parla di Leopardi come lo avvicina a Eschilo come uno dei più grandi pensatori dell'Occidente. O anche Adriano Tilger che nel 1940 riconosce valore filosofico al pensiero leopardiano così come viene dallo Zibaldone e cerca di questo suo saggio, La filosofia di Leopardi, cerca proprio di fornire al lettore quelli che sono i concetti chiave, una specie di, non so se sapete, una specie di, adesso in Gran Bretagna hanno molta popolarità, hanno molto successo questi readers, questi volumi che fungono da readers, no? E questo possiamo interpretare Adriano Tilger, La filosofia di Leopardi, come un Leopardi reader, ok? Quindi un manuale alla filosofia leopardiana, praticamente. In ogni caso, qual è il problema centrale? Il problema centrale rimane per i primi lettori dello Zibaldone, al di là appunto di queste voci dissidenti, di questi lettori così lungimiranti, diciamo, rimane il problema dell'ordine, cioè della mancanza di una linearità del testo, del fatto che Leopardi non dice quando parlo di natura, intendo questo, quando parlo di teoria del piacere, intendo questo, ma sparpaglia il suo pensiero in pagine diverse che non sono collegate tra di loro. Quindi questo problema dell'ordine rimane fondamentale ed è l'ostacolo che impedisce di accogliere Leopardi nell'ambito della filosofia, non solamente da parte della tradizione filosofica crociana idealista, insomma. Allora, facciamo un salto,
facciamo un salto cronologico e vediamo che cosa succede dopo. E parto dalla definizione data da Antonio Prete, che è un notissimo studioso di leopardi, il quale appunto pubblicò nel 1980 un saggio, una monografia intitolata Il pensiero poetante, che è a sua volta una metafora, presa a prestito da Heidegger, e che, guarda caso, riprende la metafora della selva, però subito dopo la corregge dicendo che lo zibaldone è un giardino di pensieri. Vedete come corregge subito il giardino, già introduce un elemento di ordine in qualche modo, no? Una componente estetica proprio nella metafora. E poi parla dello zibaldone come esperienza dell'impossibilità dell'opera. Esperienza dell'impossibilità dell'opera. Quindi è un'opera, ma è un'opera impossibile. Jean-Piel nel 1990, in un interessantissimo numero speciale della rivista francese Critique, dedicata a Leopardi e dedicata soprattutto allo zibaldone, definisce lo zibaldone l'étrange zibaldone. Si tratta di un saggio brevissimo che, diciamo, premesso a questo numero speciale della rivista, però il numero speciale che contiene questo articolo di Georges Genoux, che si intitola L'écriture labyrinthe, dove Gérard Genoux dice che le zibaldone n'est rien de moins qu'un labyrinthe réglé, quindi non è nulla di meno che un labirinto regolato. Vedete che ritorna ancora una volta al labirinto, ma il labirinto è regolato, come il giardino dei pensieri. In qualche modo il labirinto, cioè questa metafora che era già stata utilizzata, è in qualche modo, come dire, circoscritta, viene addomesticata, ecco, quella è la parola che cercavo. Quindi c'è una trasformazione. Mark Hexgard nel 94, ecco, introduce questa metafora, su cui si può parlare tanto poi, che ne parlavamo con Cristina prima, dell'ipertesto, no? Che è affascinante, perché dice, allora, l'ipertesto che cos'è? È un modo di utilizzare il computer che trascende la linearità, trascende la conseguenzialità, trascende la compiutezza, che è tipica, che sono le caratteristiche della scrittura lineare, no? Secondo Hebscart, l'ipertesto, lo zibaldone sarebbe un ipertesto non informale, non digitalizzato. Perché? Perché Leopardi, appunto, fa continuamente dei rimandi, non ve l'ho detto, scusatemi, ma lo zibaldone contiene dei rimandi interni, vedi pagina tal dei tali, vedi il pensiero tal dei tali, quindi sono rimandi che mandano avanti e indietro all'interno del testo il lettore, no? Lo rimandano avanti e indietro, e quindi questo, secondo Hebscart, sarebbe una caratteristica che consente allo zibaldone di essere, diciamo, definito come ipertesto, oltre ai rimandi interni, naturalmente ci sono anche i rimandi esterni, cioè alle polizzine e agli indici, quindi una rete, un'articolazione di rimandi molto complessa che giustificherebbe questa metafora. Naturalmente Hebscard chiama in causa il pensiero di Barthes, il pensiero di Derrida nel suo discorso. Marco Riccini nel 2000, in un altro saggio interessante, insinua, diciamo così, non approfondisce molto, non va in profondità, però propone la metafora del rizoma. Ora, il rizoma quindi fa un passo ulteriore, chiamando indirettamente in causa il pensiero di Deleuze e Guattari, del rizoma, della metafora del rizoma. Il rizoma è una radice sotterranea che si sviluppa in maniera orizzontale, in maniera disordinata, e per Deleuze e Guattari, che utilizzano il rizoma, il saggio introduttivo dei Mi-Plateau, il rizoma diventa, come dire, interpretante di un tipo di critica innovativa e assolutamente radicale, che mette in discussione le gerarchie, che mette in discussione le gerarchie a qualsiasi livello, a livello politico prima di tutto, secondo loro, a livello critico, a livello sociale, via dicendo. Quindi ha una grossissima valenza
ha un grossissimo significato questa metafora del rizoma applicato allo ziballone, non soltanto legato alla forma dello ziballone, ma anche alle implicazioni ideologiche di cui questa forma si porta significato. Ovviamente conoscete tutti questo nome, Maria della Nieves Muniz ha utilizzato, scusate la pronuncia, ha utilizzato la metafora del rizoma per battezzare, per intitolare un convegno al quale abbiamo partecipato entrambe, e lo Zibaldone come ipertesta nel 2012. E quindi diciamo ha avuto grande successo questa metafora dello Zibaldone come ipertesto, soprattutto alla luce delle edizioni digitali dello Zibaldone. E Fabio Wanda, il quale nel 2012 ha pubblicato un volume molto interessante secondo me, che si intitola Il sistema Leopardi, quindi un volume in cui sin dal titolo accetta l'idea del sistema, dice che Leopardi appunto è un pensatore sistematico e la sua sistematicità presuppone però la contraddizione. Quindi è quasi ossimorico come idea, quasi. Quindi è un sistema, il sistema di pensiero di Leopardi è un sistema che parte dall'accettazione della contraddizione. Allora, che cosa si nota? Che cosa cambia? La prospettiva, cambia l'angolo dello sguardo. Lo Zibaldone viene considerato, secondo tutti questi testi, ovviamente sto semplificando perché le metafore non ci dicono tutto il discorso che articola il critico, però ci dice qualcosa. E ci dice che questi nuovi lettori a che cosa si interessano? Si interessano alla forma dello Zibaldone. Guardano a come questo testo è stato articolato, è stato scritto, e non lo vedono necessariamente in funzione dei canti e delle operette morali, ma lo vedono in modo autonomo. Lo guardano come un testo che può essere letto indipendentemente dai canti delle operette morali. Certo, canti e operette morali, grandi capolavori, ma possiamo leggere lo Zibaldone anche senza conoscere i canti delle operette morali. Possiamo interessarci al pensiero di Leopardi anche indipendentemente dal fatto che fosse un grande poeta o un grande scrittore di prose, di questa opera assolutamente singolare che sono le operette morali. Leopardi, lo Zibaldone è un modo di pensare. Lo Zibaldone lo diventa, Leopardi pensa mentre scrive, pensa scrivendo, perché la scrittura diventa per Leopardi una ricerca della verità. E la ricerca della verità, l'abbiamo visto prima, si attua attraverso l'analisi dei legami che collegano le cose tra di loro. E quindi questo legame, però l'abbiamo visto prima, è per Leopardi un legame continuo, è un legame ininterrotto, è un legame potenzialmente infinito, che però siamo uomini e finisce nel naufragio. Cioè finisce nella impossibilità di realizzare questo studio continuo dei legami. Ora, secondo me, vi vorrei adesso leggere una bellissima descrizione dello Zibaldone che ho preso da questo saggio già citato prima, di questo Valentino Piccoli, che ha curato questa, e che mi sembra molto bello, adesso vi spiego perché. Dice, chi inizia la lettura dello Zibaldone ha un senso di smarrimento, vedete che ritorna l'idea appunto della selva, del labirinto, ha un senso di smarrimento di fronte a quella complessa molteplicità di ricerche e di meditazioni, a quella varietà di argomenti che danno l'idea di un campo del quale non si potrà mai giungere a vedere i limiti, o dell'omerico pelago infinito, nero multisonante, su cui la navicella dell'eroe è piccolo guscio di noce. Ora, ok, non mi interessa questa citazione per il discorso non mi interessa tanto per la metafora, mi interessa per un'altra cosa, per spiegarvi un attimo come c'è un legame tra
lo zibaldone e la poesia all'infinito, secondo me. Ed è questo. Vedete che dice, parla di questa metafora dell'idea, dice che appunto dà l'idea di un campo nel quale non si può mai vedere, giungere a vedere i limiti. Ora, questa immagine è suggerita dallo Zibaldone stesso, tu lo sai, nella pagina dello Zibaldone in cui lo parla della veduta della campagna come veicolante, capace di trasmettere, capace di indurre l'idea dell'infinito, no? E parla di questa metafora come diciamo, l'idea del campo, del grande campo che suggerisce l'idea dell'infinito, è per Leopardi una idea molto poetica, ok? E perché non si vedono i limiti e quindi suggerisce l'idea dell'infinito. Però Piccoli utilizza anche un'altra immagine, che è quella della navicella, di questa navicella, nell'omerico pelago infinito nero multisonante, la navicella dell'eroe Piccolo Guscio di Noce. Ora, se da un lato la metafora del Piccolo Guscio di Noce, o questa metà della navicella, ci può far pensare ad Omero, no? Al viaggio di Ulisse, omerico pelago infinito, dice, in realtà, secondo me, diciamo, mi sembra suggestivo il fatto che la metafora del guscio di noce è stata utilizzata da Shakespeare nell'Amleto in una scena molto interessante in cui Amleto sta parlando con Rosencrantz, che è il suo falso amico, il suo preteso amico, il quale gli dice, guarda Amleto, gli dice praticamente, tu sei ambizioso, sei troppo ambizioso, è per questo che ti senti prigioniero in Elsinore, ti senti prigioniero in Danimarca. E Amleto gli risponde, no, non è vero. I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. Potrei essere relegato, vincolato in un guscio di luce e considerarmi un re di uno spazio infinito. Allora, vediamo se riesco a spiegare questa cosa. Mi sembra che sia abbastanza interessante confrontare l'immagine del principe di Danimarca, Amleto, che si sente prigioniero in Danimarca. Amleto parla, ho qui la citazione, dice che parla della Danimarca come confines, woods, dungeons, cioè come confini, come distretti, quindi qualcosa di chiuso e di prigione. E invece il giovane conte Leopardi, che si riferisce proprio a Recanati esattamente negli stessi termini. Leopardi parla di Recanati come di una prigione, come di un carcere, come di una gabbia. E in entrambi questi pezzi, diciamo, in entrambi questi testi, in un certo senso il guscio di noce diventa il tramite dell'infinito. Se voi pensate, il guscio di noce nella poesia all'infinito diventa la siepe dell'ermocolle che separa il soggetto dall'infinito. E quindi come se nello Zibaldone venisse messa in atto la poetica dell'infinito. Attraverso che cosa? Attraverso questa ricerca continua di sapere che però non può essere destinata che a un naufragio, come avviene il naufragio nell'infinito. Diciamo, questa tensione verso l'infinito di cui Leopardi parla nella poesia, Leopardi dice... Io nel pensiero mi fingo, no? Io nel pensiero mi fingo, dice, mi fingo che cosa? Fingo di immagino l'infinito, ma attraverso questa immaginazione, attraverso la mia immaginazione, in questo viaggio verso l'infinito, sono destinato a naufragare, perché l'infinito non ha fine e quindi io naufrago. La stessa cosa succede nello Zibaldone, la ricerca della verità. La ricerca dei legami tra le cose è una ricerca infinita. Bisogna essere uomo enciclopedico, dice Leopardi, ma non è possibile essere uomo enciclopedico. E quindi
Questa ricerca è destinata a naufragare, quello che succede nello Zibaldone. Lo Zibaldone naufraga, lo Zibaldone si spegne a un certo punto. Perché questa ricerca è impossibile, perché siamo uomini, siamo limitati, siamo destinati ad essere, siamo confinati nella quantità. Infatti Leopardi in questa pagina dello Zibaldone dice quanto è possibile. Ora, mi sono persa un pochino in questo discorso. Ecco, quello che volevo dire anche è, a proposito di questo discorso, è anche che Leopardi dice che l'infinità non esiste né può esistere se non nella immaginazione e nel linguaggio. Quindi questa poesia, l'infinito, in cui lui dice di naufragare, è un'esperienza dell'infinito realizzata attraverso la lingua. Ed è una poesia, diciamo, è una poesia così perfetta, ma è una poesia che attraverso la sua perfezione formale registra un fallimento, cioè l'impossibilità di raggiungere l'infinito. Infatti è una poesia che ha soltanto 15 versi, è la più piccola, la più breve poesia dei canti, e quindi diventa l'infinito raccolto in un guscio di noce. Ok? È un po' questa la riflessione che volevo fare sul rapporto tra infinito e Zibaldone. Idea di infinito che pervade lo Zibaldone, non soltanto a livello verbale, nel senso che la parola infinito ha un'occorrenza enorme all'interno dello Zibaldone, ma proprio a livello di forma, no? C'è questa tensione enorme verso la realizzazione e c'è questa impossibilità di realizzazione, perché ovviamente trascende i confini dell'uomo. E mi pare molto interessante l'osservazione fatta da Marco Moneta in un saggio del 2006 che si intitola L'Officina dello Zibaldone. Quindi avete qua un'altra metafora, no? Lo Zibaldone, no, scusate, l'Officina delle Aporie, non l'Officina dello Zibaldone, ma l'Officina delle Aporie è lo Zibaldone, secondo Moneta. Ed è l'Officina delle Aporie, è appunto lo Zibaldone come officina, quindi come luogo degli strumenti per cercare la verità, no? Per cercare una verità che però non è irraggiungibile. Perché, dice anche giustamente Moneta, questo mi sembra un'osservazione interessante, quello di Leopardi, dice, è un pensiero che fallisce nel suo obiettivo. È un pensiero che, ma non un pensiero che capitola. Cioè fallisce nell'obiettivo ma non rinuncia. Infatti, naufraga. E due ultime, avete ancora un po' di pazienza, che concludo il discorso. Sì, certo. È l'una e cinque, posso andare ancora avanti? Sì, prego. Allora, sempre continuando il discorso del naufragio e quindi di questa navigazione, no? Questa navigazione, la navigazione è un movimento, nello Zibaldone è un continuo movimento, è un movimento in avanti, la scrittura dello Zibaldone, ma è un movimento anche indietro, laterale, quando Leopardi rilegge lo Zibaldone e crea i collegamenti. Allora, questa mobilità dello Zibaldone, che è attestata appunto da tutti questi rimandi ed è attestata anche da questi indici che Leopardi ha cercato che ha composto, e a queste polizzine che Leopardi ha composto, è stata esplorata da Fabiana Cacciapuoti, la quale ha in qualche modo, insomma, qui si può discutere finché vogliamo, ma prendete le mie parole con, sì, per quello che sono, insomma, non vuole essere una critica, ma voglio dire, ha forzato un po' lo Zibaldone, nel senso che ha portato a compimento i progetti che Leopardi non ha compiuto. E ha, in altre parole, pubblicato le pagine che Leopardi aveva raccolto sotto i diversi indici, sotto le diverse polizzine. Ha pubblicato il Trattato delle Passioni, il Manuale di Filosofia Pratica, della Natura degli Uomini e delle Cose, Teoria delle Arti Lettere, Parte Pratica, Parte Speculativa e Memoria della Mia Vita. Quindi ha, in qualche modo, dato alla luce, realizzato, compiuto, quelli che erano stati i progetti virtuali, no? Di Leopardi, dando appunto una
compiutezza virtuale a quello che Leopardi aveva lasciato sospeso, a quello che Leopardi aveva, non sappiamo perché, forse perché non ha avuto tempo, forse perché appunto è morto troppo giovane, forse però anche perché non gli interessava più, ok? Non è che lo sappiamo con precisione, però insomma ha dato compimento a questa, ha in qualche modo realizzato, diciamo, alcuni degli intenti dello Zibaldone. E, scusate, prima di passare al discorso conclusivo, volevo anche ricordarvi una cosa importante, sempre alla luce del nuovo significato, che quindi, diciamo, per fare il punto, le pulizie non richiamate, la pubblicazione di questi progetti che Leopardi aveva ideato ma non attuato, è anche un modo un modo di lettura nuovo dello Zibaldone, no? Un modo di lettura e di interpretazione di questi testi come dello Zibaldone come progetto, cioè mentre all'inizio del secolo avevamo coloro che dicevano lo Zibaldone serviva per le operette morali e per i canti, non serviva ad altro, cioè ci serve sì come un interessante perché ci dice tante cose su Leopardi, ma non è un'opera compiuta, invece esiste una linea interpretativa che è stata inaugurata dalla pubblicazione dell'edizione fotografica dello Zibaldone dall'equipe di Emilio Peruzzi, che ha sottolineato la funzione progettuale dello Zibaldone e quindi questo forte valore progettuale, questo forte intento di convertire lo Zibaldone in un'opera compiuta. Ok, questo l'ha fatto la Cacciapoti. E naturalmente altra cosa importante da ricordare sono le traduzioni dello Zibaldone che sono state attuate nell'arco di un quindicennio, anzi meno di un quindicennio, ma comunque quattro traduzioni, due sono state compiute, quella in francese del 2004 e quella in inglese del 2013. E due sono in corso d'opera. Una è in portoghese e l'altra è in spagnolo. Quindi anche queste traduzioni sono un segnale molto importante. Perché sono un segnale molto importante? Perché lo Zibaldone, attraverso le traduzioni, viene proposto al pubblico come un testo da leggere indipendentemente, un testo che esiste al di là dei canti delle operette morali. Non è più uno strumento per interpretare, per leggere meglio, per capire meglio le operette, per capire meglio. È uno strumento che è un'opera filosofica. E questo è successo perché? Come mai c'è stato questo cambiamento? E a me, diciamo, nella mia ricerca un po' è stato l'aspetto che mi ha interessato forse di più, quello che mi ha aperto un po' più gli occhi, ecco, mi ha aiutata di più. E, perché c'è stato quello che T.S. Kuhn ha chiamato un cambiamento di paradigma. In questo volume, The Structure of Scientific Revolutions, del 1962, lui ha parlato di un cambiamento di paradigma, dal paradigma oggettivo al paradigma soggettivo. E cosa dice Kuhn? Dice che ogni percezione, quindi ogni nostra esperienza, ha luogo all'interno di un paradigma e che questo paradigma determina, diciamo, e che la realtà viene filtrata dal paradigma, cioè noi percepiamo la realtà, interpretiamo la realtà in base al paradigma. E c'è anche questo studio che è interessante di David Bloy, Subjective Criticism. A me è servito molto, l'ho trovato molto interessante perché, traduce le implicazioni delle osservazioni scientifiche di Kuhn a livello letterario, a livello di critica, di interpretazione letteraria e osserva come in realtà con il cambiamento di paradigma cambia completamente la nostra percezione della realtà, perché l'idea dell'esistenza di una realtà oggettiva, di fatti esterni, del nostro essere soggetto separato dalla realtà esterna, viene a cadere, perché noi riconosciamo che l'idea stessa della realtà oggettiva è una nostra invenzione. L'idea della scienza come
depositaria di una verità oggettiva, di una verità assoluta, di una verità che comunque esiste al di là del nostro esistere, viene ad essere una creazione del paradigma stesso. E quindi corrisponde questo paradigma a quelle che sono le esigenze epistemologiche di una determinata epoca. E questo cambiamento di paradigma come è avvenuto? È avvenuto attraverso le grandi, diciamo, scoperte scientifiche della fisica quantistica e in modo particolare il principio di indeterminazione di Heisenberg e il paradosso di Schrödinger, che probabilmente voi conoscete molto meglio di me, ma che io cerco di sintetizzarvi con le mie parole, da non scienziata. Qua abbiamo un ingegnere che forse è in grado di spiegare le cose o di correggermi. Comunque io cerco di spiegarvi che cosa dice il principio di indeterminazione di Heisenberg, che è fantastico, e che dice che noi, per noi, è impossibile misurare con precisione la collocazione di una particella all'interno di un protone. Perché se utilizziamo uno strumento per illuminare la particella e per determinarne il luogo, alteriamo il processo. Cioè, la verità, noi alteriamo la collocazione della particella. In realtà la posizione della particella non la sappiamo. Cioè, la posizione della particella è indeterminata. Perché se noi vogliamo scoprirla, finiamo con il modificare la collocazione della particella. E che cosa dice Schrödinger? Dice che, per fortuna, l'esperimento, il paradosso di Schrödinger, il paradosso del gatto di Schrödinger, ecco, voi tutti lo conoscete, io diciamo l'ho scoperto abbastanza recentemente, dico con grande mio meraviglia, con grande mio stupore e con grande beneficio, devo dire. Il paradosso di Schrödinger, per fortuna, appunto, questo esperimento lui lo ha formulato soltanto a livello teorico, non lo ha messo in atto, dice che se chiudiamo un gatto in una cassetta che contiene un Geiger, un dispositivo radioattivo, e ci sono 50% di possibilità che la particella colpisca questo dispositivo, faccia uscire la radiazione, uccida il gatto, e il 50% di possibilità che questo non succeda, non avvenga. Però come facciamo a sapere se il gatto è vivo o il gatto è morto? Dobbiamo verificare l'esperimento. Fintanto che non si attua una verifica, il gatto è vivo e morto al tempo stesso, cioè i due stati si sovrappongono, cade il principio di non contraddizione. Cade il principio di non contraddizione, come aveva detto Leopardi in musica. E quindi che cosa succede? Succede che diciamo, quelli che erano i nostri parametri tradizionali di lettura, di interpretazione della realtà, quindi di certezza, di precisione e verità, sono sostituiti da che cosa? Dalla probabilità, dall'approssimazione e dalla possibilità. Questo come si è convertito? Adesso naturalmente semplifico, riduco, però è necessario ridurre perché ci restano pochi minuti. Come si è manifestato tutto questo a livello della critica letteraria? Beh, pensiamo al pensiero decostruzionista, a Derrida, la caduta del logocentrismo. Non è un caso che diciamo, la critica leopardiana a partire dagli anni 60 sia stata una critica che ha sempre più accolto lo Zibaldone come un testo filosofico, come un testo che parla della nostra modernità, come un testo che non è più sospeso, non è più incompiuto, non è più incompleto, non è più approssimativo, perché l'approssimazione, l'incompletezza, la sospensione fanno parte della nostra realtà. E credo che con questo concludo ringraziandovi e diciamo accogliendo molto volentieri le vostre domande. Grazie Cosetta, stupenda la tua conferenza, mi ha interessato tantissimo. Mi sono venute due idee in mente. Prima di tutto, questa metafora dell'ipertesto di cui si è parlato tanto nel congresso a Barcellona, e in realtà.
fatto in maniera totalmente... Da una parte è certissimo, cioè una metafora molto utile, perché veramente nello Zibaldone ci sono dei rimandi di alcuni testi ad altri testi, si può leggere in modo lineare, si può leggere a salti, si possono fare diversi percorsi, proprio come... Si parla di enciclopedia, effettivamente, che poi anche per questo mi sembra poi che Carducci, alla fine, a buon filologo, fa quello che dice il poeta, cioè, poi te lo chiama enciclopedia, lo chiama enciclopedia, diciamo non ci mette dentro, insomma, va bene, sul lato interpretativo, voglio dire, insomma, usa il termine che usa Leopardi, no? Per definire. Esatto, usa il termine però, che usa Leopardi, anche perché Carducci non ha avuto tempo di fare un tubo, no, e poi nel senso che Leopardi gli ha dato la chiave e lui ha usato quella chiave lì, tanto più che Carducci nell'introduzione dice io mi astengo dal dare dei giudizi, mi astengo dall'intervenire perché ci vuole tanto tempo per interpretare e leggere questi materiali. Carducci doveva farlo alla svelta, nel 98 c'era l'anniversario, doveva sbrigarsi e quindi lì c'era proprio c'era anche una questione, diciamo, concretamente di tempo, di urgenza cronologica. No, sì, sì, ma diciamo comunque è importante la pubblicazione, nel senso che appunto poi nel contesto grosciano diventa proprio critica di scartafacci questa roba. Infatti Fosler proprio non se ne interessa per niente, perché tutta la critica idealistica ha queste cose qui che non, nemmeno Leopardi riesce a sistemare, che ci mettiamo noi a sistemare. Detto questo, quello che invece mi sembrava interessante è che quando lui parla di enciclopedia, poi dice enciclopedia delle ciance, e poi torna a dire enciclopedia delle cose inutili. Sì, esatto. Cioè, a me più che la cosa enciclopedica mi interessava proprio questo risveglio, perché evidentemente c'è, diciamo, un elemento di figura retorica, insomma, non le scusanze, captatio benevolente, no, non c'entra niente in questo caso, però secondo me ha un valore più non forte, non c'entra niente questo. In questo e caso secondo me, quindi rispetto al discorso sull'enciclopedia mi sembrava, e questa era la domanda, non c'entra... Questo riferimento all'inutilità dei pensieri che sono scritti lì, perché mi sembra che in qualche modo poi quando poi invece si dice che lo Zibaldone ha un valore formativo, sì, ma formativo, se lui ha detto che sono inutili, che sono ciance, dove sta la formazione, la formatività? La formatività sta proprio nell'inutilità, perché secondo Leopardi le cose inutili sono quelle più importanti. Leopardi nel 1932 aveva ideato insieme con l'amico Ranieri, perché erano messi male economicamente, l'idea di che cosa? Dello Spettatore fiorentino, cioè una rivista, la rivista inutile. La rivista inutile, cioè, tanto più che lui nella sua prefazione, sopravvive soltanto la prefazione di questa rivista, perché purtroppo non gli hanno dato l'autorizzazione per attuarla. E in questa bellissima introduzione, in questa bellissima prefazione, dove la dichiarazione di intenti dello Spettatore fiorentino, Leopardi dice che vorrebbe che si intitolasse Lui Flamio, no? Quindi, diciamo, la figura inutile per eccellenza, colui che diciamo, le flaneur baudelairiano, il personaggio che gira per le strade e si guarda intorno, perché guardare è l'unico modo per poter veramente apprendere, e dice che l'inutilità è la vera cosa utile, cioè è l'elogio dell'inutile. C'è un volume uscito da poco, dove si parla proprio dell'elogio dell'inutile, cioè di quelle discipline che apparentemente, come la letteratura, Dio mio, siamo tutti qua, vabbè, c'è un ingegnere, ne parlavamo prima, abbiamo un ingegnere che è fortunato, ma diciamo, siamo tutti coinvolti con potenzialmente l'inutile qua, perché ci unisce questo inutile? Perché ci fa capire la vita, accidenti, e per Leopardi era esattamente così, nel senso l'elogio dell'enciclopedia delle cose inutili è quel manuale di filosofia pratica che, dunque come, eccoli qua, lui parla di manuale di filosofia pratica e poi del trattato delle passioni, no? Progetta queste due cose che hanno proprio ma perché il manuale di filosofia pratica? Per dire agli uomini, diciamo, di prenderla con leggerezza, di non, come dire,
accanirsi tanto nel raggiungimento di obiettivi economici come poi c'è eccetera, il pensiero dominante, esatto, che questo second shock che cercando l'utile ti fa le speranze, ci non... sì, esatto, ci rende la vita sempre più sì, utile, sì, sì, esattamente, è un paradosso, no? No, secondo me è la chiave, diciamo, è benevolità più forte, questo era un po' il punto della domanda, sì, cioè più che sull'enciclopedia, invece ci concentriamo su quell'altro aspetto, perché quell'altro aspetto secondo me è quello che riunisce un po' tutti questi ragionamenti che sono un po' frutto poi dei tempi, cioè le metafore, insomma appunto quelle, diciamo, labirinto, ipertesto, eccetera, cioè sono figlie dei tempi che sono, più o meno vengono a dire tutte la stessa cosa. Cioè per lavorare su questo problema, sistematicità o meno di un'opera. Certo. E mentre quello dell'inutilità, secondo me, dal punto di vista proprio dell'ermeneutica dello zibaldone, può essere una chiave potente, ecco. Sì, certo, certo. Questa è una impressione mia. Sicuramente, certo, grazie. Sì, questo è dubbio, è fondamentale, diciamo, il concetto di inutilità. E soprattutto il concetto di inutilità, peraltro legato all'ozio anche in senso classico, diciamo, è una delle idee importanti dell'intera opera di Bobbardi, cioè lo dice nelle operette morali, in fondo anche, non è Parini, ovvero della gloria. Che cosa dice? Fregatene della gloria, fai comunque del tuo meglio. Perché quello che conta è la tua passione per la letteratura, la tua passione per l'inutile, insomma, è quello che ti dà veramente, in fondo Leopardi, perché ha continuato a vivere? Perché credeva nella poesia, perché credeva nell'inutile. Se non avesse creduto a quello, cioè avrebbe messo in atto la tesi di Plotino e Porfirio, cioè suicidio. E poi lui bleffava tantissimo, nel senso che diceva sì, sono infelice, sono disperato, però le poesie le scriveva nel 29-30, quando era a Recanati, dove c'è tutta questa corrispondenza disperata, ha scritto le sue più belle poesie, ha scritto i canti pisano le canatesi, voglio dire, anche il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, cioè lui sapeva che era un capolavoro. Poi dice, naufragarmi è dolce. Questo è quello che volevo chiedere anch'io. Quindi, sì, va bene, sto naufragando, però sono felice. Ma paradossalmente l'infinito è l'unica poesia dove non si parla del dolore. È l'unica poesia dei canti dove non c'è il dolore. Dove c'è il dolce, dove c'è, diciamo, vabbè, c'è la morte dolce di amore morte, però lì c'è un sacco di pessimismo, c'è un sacco... Invece l'infinito c'è proprio la sospensione del dolore. È un miracolo all'interno dei canti proprio. È l'unica proprio, è un'eccezione. Anche nei frammenti parla del dolore, anche nel frammento di Simonide. Sì. Io devo andare via. Bene, allora chiudiamo la sessione.